Infatti venendo qua riflettevo e ero in macchina con mia moglie e lei si è addormentata, fortuna, se no parlo tutta strada. E sono riuscito a fare delle riflessioni e una di quelle è che sarei dovuto intervenire verso mezzogiorno e che le persone in qualche modo sarebbero state stanche. E allora ho pensato, adesso essendo qua, poi avendo anche sentito l'intervento di Fernanda che ha stimolato molto l'emisfero sinistro, non so se vi siete accorti, con la registrazione di dati, le slide, poi dopo la sgrido che non ha messo le immagini, niente, tutto molto razionale. È già andata? Allora, ho pensato che questo non c'entra niente, però volevo fare questa cosa con voi, è una cosa che metto su ogni tanto che serve a portare momentaneamente a dare energia a entrambi gli emisferi cerebrali. Allora vi invito a fare questo giochino con me e questo cambia un po' l'energia, così smettete di pensare che tra un po' si va a mangiare. Perché questo è un guaio, intervenire a mezzogiorno e parlare tutta la mattina che parliamo di alimentazione. Abbiamo detto che bisogna mangiare in un certo modo, ma a questo punto un buffet di salumi sarebbe, lo aggrediremo e non va bene. Allora, proviamo a pensare a questo. Questo è un giochino, lo facciamo insieme ad alta voce, ok? Ve la sentite? Ok. Allora, è molto semplice, vi invito se avete dei figli a casa a realizzare uno schema di questo tipo a computer o a mano, è molto semplice da fare. Dobbiamo leggere quello che c'è scritto là, ma non leggere quello che c'è scritto, ma il colore, cioè io dovrei dire quello là, verdolino, rosso, azzurro, nero, rosso, verde, rosso scuro. Ok? Mi avete capito? Sì, fate così? Sì, grazie. Allora tutti insieme, ognuno fa, aspetta, se sbagliate non fa niente. Non fa niente, non è importante, è l'impegno nell'utilizzare entrambi gli emisferi, uno lo devo tenere a bada e l'altro lo devo utilizzare, ok? Pronti, via! Se queste tre parti sono in armonia, allora noi siamo in armonia.
se queste tre parti in qualche modo sono scompensate, sono tutte e tre deboli, oppure una è molto forte, le altre due non esistono, o viceversa, è chiaro che la mia vita comincia a non funzionare. E la tradizione orientale dice che noi siamo fatti così. Dice che siamo una carrozza, qualcuno l'avrà già sentito questo esempio, spero, male, meno male che siamo venuti a Padova, una carrozza, un cocchiere e un cavallo, una carrozza, un cocchiere e un cavallo, e li vedremo insieme che cosa sono queste parti. Abbiamo la carrozza, il piano fisico, la carrozza è il mio piano fisico, la mia struttura, la mia fisiologia, la carrozza è quello. Cosa devo mettere nella fisiologia? Il cibo e soprattutto quando parliamo di cibo è l'alimentazione, è quello che metto per far funzionare la carrozza. E quindi deve essere un certo tipo di cibo. Ne abbiamo già parlato sufficiente, poi Milena stasera farà l'intervento e vi stenderà definitivamente stasera con quello che vi dirà lei. Lo lasciamo per ultimo questa parte. La carrozza deve essere alimentata attraverso cibo. Altre parti fondamentali della carrozza. Moto. Se la carrozza non fa moto, non funziona. Se abituiamo la nostra carrozza ad andare sempre su pavimenti perfetti, in bolla, lisci, chiaramente la carrozza perde alcune sue funzionalità. Oggi siamo in questo stato. Stiamo perdendo delle funzionalità perché stiamo tutto il giorno davanti a un video, quasi tutto il giorno. Ok? I quattro elementi sono fondamentali per la carrozza: fuoco, terra, aria, acqua. Detto bene, non terra, sono fondamentali, devono essere in equilibrio. Milena ve ne parlerà, non è il mio argomento. E poi l'igiene. E poi l'igiene è un'altra cosa fondamentale che noi oggi abbiamo raggiunto. Forse oggi stiamo facendo di più. Sbaglio? Ok. Abbiamo la carrozza, fisiologia. Funziona bene se la alimentiamo bene, ma non basta perché abbiamo gli altri piani. Abbiamo il cavallo che reputo, oggi come oggi, una delle cose più importanti. Poi quando parlerò di pubblicità inconscio alla fine scoprirete perché. Il cavallo di cosa si nutre? Non lo sa quasi nessuno, ma noi introduciamo cibo e introduciamo aria. Il nostro cavallo, il nostro piano emotivo si nutre di ciò che introduco attraverso i polmoni. Okay? Quindi io inspiro, butto giù dell'aria, il mio corpo estrapola delle sostanze e ne espelle delle altre. Questo è il nutrimento del piano emotivo. Tanto è vero che, non so se vi è capitato di piangere a singhiozzo. Vi è mai capitato? Le donne hanno detto di sì, come fa finta di di piangere a singhiozzo. Perché non riusciamo proprio, si blocca tutto il comparto che riguarda la respirazione. Oppure di essere arrabbiati e la respirazione diventa veloce. Oppure di essere rilassati e fate un respiro ogni 5 secondi, ogni 6 secondi. Oppure di essere in uno stato meditativo e ancora aumenta, ma non perché respirate molto, perché il corpo non sta consumando, perché dal punto di vista emotivo siete diventati molto quieti e rilassati. Però il corpo non consuma. E avete, qualcuno medita? A qualcuno è capitato di meditare? Ho sentito un sì. Il respiro rallenta in modo importante. Ok, bene, ci siamo. Quindi, respiro, poi cos'altro c'è sul piano emotivo? Tutta sta roba, tutto questo riguarda il cavallo. Abbiamo la carrozza e abbiamo il cavallo. Tutto questo riguarda il cavallo. Allora, già io credo che si possa fare la riflessione e dire che siamo carenti. Qui c'è qualcosa che non funziona. Noi questo piano è molto trasportato, è incasinato. È incasinato, le emozioni positive stanno diventando sempre meno, la sensibilità viene da questa società in cui viviamo tendenzialmente castrata. È corretto, non so se siete d'accordo, ma la sensibilità, le donne una volta erano più sensibili, oggi anche le donne tendono a nascondere la loro sensibilità, perché se piango sul lavoro allora pensano che, e quindi continuano a chiudere, gli uomini l'hanno chiusa tempo fa, le relazioni affettive. Pare che ci siano delle statistiche che dicono che c'è, credo, un divorzio, ogni tre coppie c'è un divorzio. E non si calcolano tutte le volte che le persone non si sono sposate e poi si lasciano. E quindi è molto di più di così. Quindi anche le relazioni affettive credo che ci sia da lavorare. E le relazioni in genere, che sono oltre le relazioni. Se la mia vita è complicata in queste direzioni, significa che il
mio piano emotivo in qualche modo deve essere equilibrato. Il problema è che noi abbiamo la carrozza che ci viene data strutturata completamente, noi non abbiamo fatto niente o poco niente per accrescere il potere della carrozza, per fare in modo che la carrozza si sviluppi. Mi seguite? Noi abbiamo fatto un po' di ginnastica, qualcuno ne ha fatta di più, qualcuno ne ha fatta di meno, ma il corpo così è e così rimane, in base a tutta una serie di cose. Il piano emotivo invece ci viene dato molto acerbo, lì c'è da lavorare. Allora, infatti la metafora che viene dall'Oriente ci dice che il cavallo è un cavallo che va addestrato. Se non addestro il cavallo, la mia vita è un casino. E poi possiamo aggiungere un'altra cosa. Il cavallo è un comparto che ha a che fare molto con la femminilità. Le donne sono più emotive delle donne. Io di solito faccio questo intervento quando parlo del cavallo e dico: che cosa si nutre il cavallo? E tutti, ognuno dice la sua, no? E poi c'è sempre quello che dice: si nutre di emozioni. Sì, se si nutresse di emozioni la maggior parte degli uomini sarebbero morti, perché noi uomini abbiamo chiuso questa cosa, mentre le donne sono molto aperte dal punto di vista sensibile ed emotivo rispetto a noi uomini. È corretto? Il cavallo va addestrato, cosa significa? Lo scopriremo più avanti. Abbiamo il cocchiere, e il cocchiere è veramente così, è il tipo omeopata, che è lì, è la nostra mente, no? Così. Siamo sempre addormentati, siamo continuamente addormentati. Allora, innanzitutto si nutre di impressioni, e questo è un po' difficile da spiegare, però si nutre di impressioni. Avete idea di cosa sono le impressioni? Per esempio, questa stanza ci dà delle buone impressioni, perché dal punto di vista della vista, del mio senso della vista, mi dice che è un ambiente armonioso. Guardo fuori qua, ho delle buonine impressioni perché hanno spianato tutto, un po' dappertutto, hanno spianato tutto, ed è così. Però è buono. Abito a Milano, davanti apro la finestra, ho la tangenziale, e le impressioni sono un po' diverse. Oppure vado a scuola e mi ricordo, siamo andati tutti a scuola, entravo in aula ed era come entrare in una scatola delle scarpe. E lì ci stavo magari 7 ore in quella scatola, e chiaramente se uno arrivava a casa era devastato, non solo dal fatto che l'insegnante di diritto era insopportabile, ma anche dal fatto che le impressioni erano di qualità scadente. Di questo ci nutriamo, mi avete capito? Quindi, per nutrire il piano razionale, cosa devo fare? Mi devo circondare di buone impressioni. Circondare buona impressione significa la mia casa, principalmente la mia casa, perché lì vivo tante ore, perché sul posto di lavoro non è che posso, a volte posso, a volte non posso, condizionato di lavoro, ma a casa, la mia casa mi deve in qualche modo nutrire. Quindi se siete scapole e vivete da soli, maschi, c'è qualcuno? Perché c'è la tipologia, no? C'è proprio la tipologia che ha 40 anni, tu sei un po' giovane, 45 anni, vive da solo e poi entrate in casa, ha il pavimento bianco, i mobili bianchi, le superfici nere e non c'è nessuno sopra il mobile. Questa è la caratteristica dell'uomo che vive da solo 45 anni, è la tendenza. Voi vedete le finestre, non ha le tende, a cosa servono le tende? Di solito nel lavello ci sono 2 o 3 pentole, perché lui non mangia nel piatto, si fa da mangiare e mangia dalla pentola direttamente, per quel motivo dovrebbe apparecchiarsi. È chiaro che non siamo tutti così, ma è una tipologia, una tendenza. Poi al contrario andate invece a casa, che quella donna, e qua ce n'è qualcuna sicuramente, che vive da sola a 45 anni. Allora lì entrate in un'altra casa, entrate nella casa di Biancaneve 7 anni. Perché lì lei non ha... No, non ridete. Perché lei, mentre lui non ha le tende, perché cosa servono le tende? No? Se devo fare qualcosa di intimo spegne la luce. Lei ha le tende, le sopratende e le sopra-sopratende. Ma non per l'intimità, perché ce le ha? Perché mi piace. La risposta è questa. E poi sulle superfici ha 870 animaletti di Murano da una parte, poi dall'altra c'è i buchi. È così, è chiaro che il piano emotivo femminile si muove nella direzione di ciò che mi piace, molto attratto da ciò che mi piace, e viene respinto da ciò che non mi piace. Questo è il cavallo,
chi di voi è andato a cavallo sa che sale in sella, se non hai un minimo di potere personale, quello si mette subito a brucare e non gliene frega niente, perché è attratto da ciò che gli piace e non c'è niente da fare, poi si distrae e allora mangia l'altra cosa. Se voi prendete un cavallo e lo mettete, c'è una statistica che dice, se tu vuoi mantenere il tuo cavallo devi avere almeno un ettaro di terreno, con un ettaro di terreno tu riesci a mantenerlo. Allora uno dice, compro il cavallo, lo metto nel mio ettaro di terreno e quello campa tutta la vita senza che gli devo fare niente se c'è l'acqua, giusto? Sbagliato, perché dopo un mese l'ha calpestato tutto e non c'è più erba, perché lui continua a distarsi, non è che va via per ordine, no? Non è che mangia per file, capite? Lui ce lo calpesta tutto ed è così il piano motivo, continua a distrarsi, fa un po' mi piace una cosa, un po' me ne piace un'altra, non so se avete presente, c'è quest'altra cosa caratteristica del piano motivo che... Il mio insegnante mi ha detto che forse sono portato per pitturare. Allora vado a casa, compro il cavalletto, la tela e i colori e mi metto a fare questo, mi metto a fare l'acquarello. E poi dopo una settimana mi sono stancato. Però non posso dire che mi sono stancato, allora lo lascio lì e di solito rimane lì circa un mese e mezzo, in attesa che io lo finisca. Poi dopo un mese e mezzo ho così vergogna che lo ritiro nello sgabuzzino e lo metto via. Ma dopo 2 anni mi riviene voglia di pitturare, tiro fuori il cavalletto, tiro fuori la stessa tela. Io ho una persona che veramente ha fatto così, ve lo giuro, non vorrei dire chi è. E è così, ma è così, è il piano emotivo che tutto un tratto mi innamoro di una cosa e poi l'innamoramento finisce, mi innamoro di un'altra. Ok, il piano razionale fa diverso. Allora, il piano emotivo è la tendenza più femminile, il piano razionale è la tendenza più maschile. Il piano razionale fa diverso, fa le cose grigie, fa la casa dello scapolo di quello che vive da solo, che è grigia. Voi entrate e dite, Madonna, io cos'è qua? È grigio, non c'è niente. Non c'è niente, c'è solo ciò che è utile, ciò che è essenziale. E voi parlate con io e mia moglie, andiamo come al solito a vedere le vetrine, lei entra, io mi limito a guardare che è già troppo, e ci troviamo davanti alla vetrina e lei dice, che bello, e io dico, sì, ma quanto costa? Questa è la relazione uomo-donna. Lei va verso il piano emotivo, non sempre lì con il suo cavallo che vuole prendere tutto quello che vede, e io invece grigio, no? Se non mi compra la camicia, io non la compro. Grigio. Ok? Dico, quanto costa? Efficace. Uno è meglio dell'altro? No. Lo scopriremo dopo che ci vuole l'equilibrio di queste due parti, eh? Va bene. Va bene, questo è quello che accade nella nostra mente. Se voi pensate, stamattina siete venuti qua in macchina. Chi è venuto qua da solo? Sì, sì. Ne abbiamo tanti. Avete presente cosa avete pensato mentre venivate? Non dite di sì perché non è vero. Non avete presente, avete fatto tendenzialmente, se non eravate arrabbiati, quindi avete fatto pensieri negativi, avete fatto pensieri associativi, cioè avete visto la campagna, stanno potando le viti, le viti, il vino, come mi piace il vino, c'è la mia amica che fa sommelier che mi ha consigliato di bere il pamparriello di Mustafa, lo devo proprio comprare. Però cavolo, ho sentito una trasmissione l'altra volta, Radio 24, che dicono che nel vino sono autorizzate ben 90 sostanze chimiche, forse dovrei smettere di bere il vino. Effettivamente ho sentito Franco Berrino che parla in una conferenza che il chimico fa male, e dice, questo è quello che facciamo noi nella mente. Pensieri associativi, partiamo da una parte, arriviamo dall'altra, poi a un certo punto diciamo, ma perché sto pensando a questa cosa? Vi è capita? Questo è come funziona la mente. Noi di solito durante il giorno, nella stragrande maggioranza del tempo in cui viviamo con gli occhi aperti, la nostra mente vaga, mentre noi facciamo milioni di cose che sappiamo fare meccanicamente. Vi ricordate quando avete fatto la patente? Qualcuno l'ha fatta recentemente, sono dei ragazzi giovani, e qualcuno l'ha fatta qualche anno fa. Vi ricordate che volante e c'era da fare la curva, toccava mettere, non so se io quando l'ho fatta io, in curva bisognava mettere la seconda, non c'era niente da fare, bisognava mettere la seconda, vabbè. Però uno guardava il pomello, vi ricordate che guardavo il pomello della seconda? Specchietto, Milena guardando lo specchietto quando fa, non è così, specchietto non quando metto le marce, eh. Va bene. E questo cosa significava? Che dal punto di vista razionale eravamo così impegnati nel fare una cosa nuova che non potevamo pensare ad altro. Oggi
quella cosa la sappiamo fare, chi più chi meno, cioè dobbiamo dire, la sappiamo fare, così quella cosa non è più nuova, è diventata meccanica, cioè nel mio inconscio, che meccanicamente svolge questa mansione in modo ottimale, e io sono libero di pensare ad altro. Adesso addirittura guido, telefono, fumo, cambio la radio e facciamo un incidente. Va bene. Giornale, qualcuno legge in macchina, qualcuno ha il coraggio anche di leggere in macchina. Va bene, questo è quello che accade. Noi siamo fatti così, quindi abbiamo questi tre piani. Teneteli presente perché ne parlo ancora un paio di volte. Va bene. Quindi, dato che siamo fatti così, come dobbiamo mangiare? Come dovremmo mangiare? Visto che qui si parla di alimentazione. Come dovremmo mangiare? Mangiare con la testa o mangiare con il cuore? O mangiare con il fisico? Scopriremo che dovremmo mangiare con il fisico, ma tanti di noi commettono delle cose che possono essere considerati degli errori, tra virgolette. Mangiano con la testa, non so se avete presente cosa c'è in quel piatto lì, ma a me capita che qualcuno, siccome sono tendenzialmente vegetariano da molti anni, allora mi propone un bel piatto di germogli. Ma per l'amor di Dio, veramente. No. Adesso Milena vuole intervenire, vuole spendere la parola a favore dei germogli, però i germogli, a me, non, il mio piano emotivo dice, in fondo, e quindi faccio fatica. Allora, un bel piatto di germogli cosa significa? Che vitalismo, vitamine, e chi più ne ha più ne ha, sono sanissimi, fanno benissimo. Ed è, cos'è questo? È mangiare con la testa. Quando uno conta, io adesso ho messo questo piatto di germogli perché volevo un po' prendere in giro noi vegetariani, che si incontra spesso la persona che mangia germogli, che fanno bene, che io vedo che mangia sta cosa senza olio, senza sale, e dico vabbè, ragazzi, aver fame è una brutta roba. Però è chiaro che questo significa mangiare con la testa, una persona razionale che ha deciso che fa bene e quindi lo mangio, tutto il mio corpo ulula che quella cosa lì non è buona, però lo mangio. Però non è solo questo mangiare con la testa, mangiare con la testa significa anche calcolare le calorie. Dunque, tu pesi così per questo lavoro e quindi devi mangiare 1600 calorie, allora questo mattina, questo... calcolare le calorie significa mangiare con la testa, fare una dieta. Una dieta allo scopo di dimagrire significa mangiare con la testa, ok? Mangiare con la testa non è salutare, come diceva Domenico, la maggior parte delle diete hanno questa cosa che non mi ricordo come l'ha chiamata, io lo chiamo effetto elastico, con gli interessi tu dicevi, effetto elastico, l'ho sempre chiamato effetto elastico. Se voi andate da un dietologo, qualcuno magari ce ne abbiamo anche uno in sala, spero che non me ne voglia. Se voi andate dal dietologo e gli chiedete una statistica reale, concreta, di cosa è successo alle persone che sono andate da lui, è un disastro. Le persone vanno da lui, dimagriscono e poi dopo reingrassano. Quando sono ingrassate non tornano da lui, perché uno che ha fatto dimagrire va dall'altro. Capite? Questo è l'effetto della dieta. La dieta purtroppo, nutrendo tendenzialmente solo la testa, adesso a voi due vi devo dare, scusate, vi devo dare un meno, mi metto sul registro. Allora, l'effetto della dieta, purtroppo, non nutrendo la parte razionale, ricordate cosa abbiamo detto? Questa parte maschile, che mi dice che questa cosa va bene perché è giusta, ma non mi nutre il cavallo, e quindi non mi piace, fa una cosa, nella maggior parte dei casi, che credo che chi ha fatto una dieta sa, che mi manda in depressione. Fare una dieta tende a creare uno stato, tra virgolette, depressivo. Mi depriva di un certo tipo di nutrimento e questo mi crea un problema. E alla fine l'effetto elastico, io ho un fratello, spero che non veda questo filmato su YouTube, che è un fratello che in questo effetto elastico ci è caduto tante volte e adesso è sui 110 kg. In progressione. Questo è mangiare con la testa. Oppure possiamo mangiare col cuore. Mi spiace per questa slide, adesso che è mezzogiorno e non me ne volete, non volete. Però è chiaro che questa roba è appetitosa. Allora, il cavallo cosa fa? Cosa fa? Va verso le cose appetitose. Come dicevo lui, quelle cose che sono buone. È dolce, è salato, è ricco di insaporitori. L'azienda alimentare sa bene cosa mettere e cosa non mettere. È ricco di insaporitori e quindi il cavallo è attratto da questo. Se mangiate solo con il cuore, che vuol dire col cavallo, non vuol dire col cuore, mangio col cuore emotivamente, no? Col cavallo sarò attratto
da tutto ciò che è appetitoso. E l'azienda pubblicitaria lo sa, e lo sa, e lo sa bene. Ed è chiaro che questo atteggiamento né uno né l'altro vanno bene. Possiamo mangiare in un altro modo. Possiamo mangiare in un altro modo. Ci sono cose molto appetitose, molto appetitose.